Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella sacrestia antica della chiesetta di Santa Maria delle Grazie, uno dei luoghi più importanti, almeno nel momento in cui qui cominciava ad arrivare il cosiddetto, come raccontano i biografi, il concorso di popolo. Nei primi anni, siamo nel 1922, ecco, il 2 giugno del 1922 è una data triste per la vita di Padre Pio, perché si interrompe quel rapporto epistolare raccontato nell'epistolario numero 1. Ecco, viene un ordine superiore, no? E dal Sant'Uffizio si stabilisce che deve concludersi il rapporto epistolare tra Padre Pio da Pietrelcina e Padre Benedetto. Ecco, che cosa era successo? Ce lo raccontano proprio i curatori dell'epistolario, ecco, nell'andare più nello specifico, perché verso la metà del 1921 qualcuno aveva messo in giro una voce di un probabile trasferimento di Padre Pio, quindi la popolazione di San Giovanni Rotondo si era, ecco, era insorta anche minacciosamente. D'altra parte anche gli organi di stampa, non sempre veritieri, andavano a contribuire ed aumentare l'afflusso di gente sempre più incontrollata. Cosa accadeva? Anche se la stragrande maggioranza dei visitatori, era, devota, composta, sincera, persone di fede, chiaramente non mancavano delle persone che con atti di fanatismo e gesti curiosi imprudenti, ecco, rendevano le situazioni un po' diverse dall'ordinario. Quindi proprio per evitare abusi e chiarire la situazione che si era venuta a verificare proprio qui a San Giovanni Rotondo, cosa successe? Il 2 giugno del 1922 il Sant'Uffizio comunicò al superiore generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini delle norme proprio a questo proposito. Innanzitutto che Padre Pio da Pietrelcina stia in osservazione, si eviti ogni singolarità e rumore. Egli non celebri la messa ad ora fissa, ma a qualunque ora, a preferenza summomane ed in privato. Non dia la benedizione sul popolo. Per nessun motivo egli mostri le cosiddette stimmate, né parli e né faccia baciare. Si è giudicato, poi inoltre scrivono, anche opportuno che abbia un altro direttore spirituale, diverso da Padre Benedetto da San Marco in Lamis, col quale ultimo lui interromperà ogni comunicazione, pensate, ogni comunicazione, anche epistolare. Ecco, quello che accade è che Padre Pio non poté più avere l'opportunità di confrontarsi con Padre Benedetto, che il 18 luglio del 1942, quindi siamo a 20 anni di distanza, quando lui era negli ultimi momenti della sua vita nel vicino convento di San Severo, stava esalando l'ultimo respiro, il padre che gli era accanto gli disse: Padre Benedetto, dobbiamo avvisare Padre Pio. Vuole che venga proprio qui accanto a lei. E Padre Benedetto stupì tutti dicendo: non c'è bisogno che lo chiamate perché Padre Pio è accanto al mio letto.